Vedo ancora il video. Adesso arrivo. Eccoci, buonasera a tutti e benvenuti alla 172esima serata di Lodi Liberale che non si ferma neanche a Pasquetta o al lunedì dell'Angelo. Lo stiamo facendo il nostro ruolo, la nostra attività ormai da 8 anni e mezzo, dal lontano 12 novembre del 2013. E da allora appunto siamo arrivati a oggi a 172 eventi. Che cosa facciamo? Facciamo settimanalmente, ormai un appuntamento fisso, da 1 anno e mezzo, ogni settimana, prima l'appuntamento era ogni 3 settimane. Cerchiamo di contribuire alla conoscenza, alla diffusione, alla spiegazione, al coinvolgimento del pensiero liberale in tutte le sue sfaccettature, in tutte le sue varie scuole e in tutti i suoi vari notevoli maestri del pensiero liberale, perché crediamo che ce ne sia un disperato bisogno oggi in generale, ma oggi in particolare. Lo facciamo nelle solite consuete 3 modalità. Il primo e il terzo lunedì del mese, come questo, lo Si è bloccato, credo, Lorenzo, non ti sentiamo più, almeno io non ti sento, non so. Ti vedo in fermo immagine. anche per me. Non so se Gianfranco Bernardo è lo stesso. Sì, è lo stesso. È sparito. Non lo so, io vedo Bernardo e Gianfranco, ma non vedo più l'organizzatore Lorenzo. Altrettanto, c'è Era da io, ragionare. anche voi non lo vedete più. Eccolo qua. Adesso credo di essere tornato con una pausa, mi avete probabilmente visto frizzato e Sì. quindi, esatto, quindi chiedo scusa a chi lo sta guardando in diretta e ai relatori, la tecnologia che qualche volta non si assiste e devo ascoltare gli altri che sono con me, il Lodi Liberale, che mi consigliano caldamente di sostituire il computer, cosa che il portatile, cosa che ragionevolmente deve essere fatta perché queste cose non devono succedere. Quindi, dopo aver chiesto scusa per questa interruzione, dicevo, il secondo e quarto lunedì del mese lo dedichiamo a autori contemporanei di argomenti di attualità e quando il mese ha 5 lunedì lo dedichiamo a statisti liberali che sono stati nella storia pochi, ma quando sono andati, tra virgolette, al potere, hanno inciso in maniera positiva sulla libertà dei paesi che hanno contribuito a governare. Ne vedete alle mie spalle due, Ronald Reagan e Margaret Thatcher, a cui abbiamo dedicato 2 serate, come a Winston Churchill e a Cavour, e a maggio, l'ultimo lunedì di maggio, lo dedicheremo alla presentazione del potere e del senza potere di Václav Havel, statista che insomma che ha contribuito anche a liberare il proprio paese dal giogo del comunismo. Che cosa facciamo oggi? Facciamo una cosa molto strana, nel senso che credo che Gustave de Molinari, un economista belga, liberale, probabilmente anzi, la definizione più corretta con i termini attuali sarebbe quello di libertario, credo conosciuto da pochissimi, che ha scritto questo splendido libro che si chiama Le serate di Russell Lazar, col sottotitolo Dialoghi sulle leggi economiche e difese della proprietà. Ne siamo particolarmente contenti per 2 motivi. Primo perché è veramente un libro bellissimo, pur essendo del 1849, spiega in maniera più che chiara tutte le fallacie logiche di chi non è liberale e contesta la libertà in ogni ambito. Secondo perché, consentitemi la parentesi personale, l'ho tradotto io oltre ormai 13-14 anni fa, quindi insomma, sono tornato anch'io indietro di molti molti anni. Lo facciamo con 3 persone, 2 che sono ormai amici di Lodi Liberale perché sono già venuti come relatori, perché partecipano anche quando non lo sono, come Paolo Luca Bernardini, che è docente di storia moderna all'Università degli Studi dell'Insubria. Quindi grazie Paolo di essere tornato con noi. Al Gianfranco Fabi. Grazie Lorenzo dell'invito. A Gianfranco Fabi, che ormai sono molti anni che insomma, ci segue e che è venuto
da noi in presenza a presentare il suo libro sul popolare insieme a Franco De Benedetti. Sono passati molti e molti anni, ma da allora la nostra conoscenza si è intensificata e l'Odio Liberale credo che l'abbia seguita con costanza. Quindi grazie Gianfranco per aver deciso di passare Pasquetta con noi. Grazie a te per l'invito, è sempre un piacere essere tra di voi. E poi col giovanissimo Bernardo Ferrero, che è vice direttore di Storia Libera, la rivista online cui direttore è Don Beniamino Di Martino, unico sacerdote rothbardiano in Italia, non so se al mondo, ma insomma in Italia sono certo, e Bernardo Ferrero è un giovane studioso appassionato di scuola austriaca e discepolo e studioso di Huerta de Soto, con cui come dire, sta approfondendo i propri studi e peraltro curatore di un volume sulla pandemia, poi ci dirà magari lui un breve inciso che sta per uscire, che raccoglie vari saggi di Huerta de Soto, è appunto curato da lui e che uscirà per la IBN Libri. Quindi è un debutto di quello che da molti viene considerato, e così ti carichiamo anche di aspettative, il futuro della scuola austriaca in Italia, perché è un bravissimo pensatore, appassionato, lettore, e quindi ci darà soddisfazioni per chi come noi è appassionato a questo pilone del pensiero. Grazie Bernardo per essere con noi questa sera. Grazie, grazie mille a voi. Che cosa è le serate di Russell Lazar? È un bellissimo, come dire, non so, c'è un termine tecnico, mi viene dialogo a tre, ma cioè, non mi viene, una conversazione sostanzialmente tra un socialista, sembra una barzelletta, invece leggendo il libro capirete che è profondissimo, un conservatore, un socialista e un economista, che all'epoca era assolutamente l'equivalente di quello che oggi si definisce liberale, in cui l'economista costantemente, con pazienza, con esempi pratici, con riflessioni teoriche, eccetera, spiega perché sia il conservatore che il socialista, tra virgolette, sbagliano e hanno molti più punti in comune di quello che pensano, perché sono entrambi avversari della libertà in generale. Leggendo il volume si capisce che molte delle argomentazioni che come dire, ci sono ancora adesso alla libertà rispetto alla proprietà intellettuale, alla libertà degli scambi, quindi nei confronti del dibattito sul protezionismo piuttosto che sulla teoria della protezione dell'industria nascente, piuttosto che tutti i vari interventi che nel corso del tempo, nella storia, nel pensiero sono stati pensati per come dire, ostacolare la libertà delle relazioni personali, vengono smontate una a una con dovizia di particolari, linearità di ragionamento, facilità di lettura straordinaria. E se pensate che stiamo parlando di un libro che ormai ha 160, 170 anni quasi, credo che sia una lettura assolutamente importantissima. Questa cosa lo fa nel corso di 11 serate, per cui tratta appunto ogni tipo di argomento nelle sì 11, 12, chiedo scusa, l'11 poi vi dico perché, anzi ve lo dico subito, perché l'11esima è quella che è dedicata sostanzialmente a uno degli argomenti più controversi del volume, poi capiamo se è condivisibile o meno, è quella appunto della, come dire, della produzione privata di sicurezza, che è peraltro il saggio che è stato scritto da Molinari e contenuto in una raccolta sempre pubblicata da Libera Libre contro lo statalismo, dentro il quale c'è anche un saggio di Bastiat, e spiega banalmente, portando alle, come dire, alle, utilizzando la logica, quindi le concatenazioni delle riflessioni logiche, del perché potrebbe essere da un certo punto di vista fattibile, dall'altro punto di vista auspicabile, addirittura la conduzione privata di sicurezza in qualche modo, cioè una sorta di mercato anche nell'ambito della protezione interna ed estera, quindi dell'ordine pubblico interno e anche dell'ordine pubblico internazionale. Quanto sia poi questo fattibile lo capiremo nel corso della serata, ma è sicuramente stimolante che un autore del 1849 riflettesse su questo tema, a cui peraltro è stato dedicato con molta più come dire, specificità, attualità, lo stesso tema in uno dei capitoli di Power Market di Rothbard, e affrontando come dire, uno degli argomenti appunto più spinosi. Per arrivare lì però dobbiamo fare molti passi preliminari e lasciare per esempio la parola all'autore, dopodiché lascio la parola io al primo relatore. La base su cui si fonda tutta la struttura della società è la proprietà. I socialisti tentano dunque di indebolire o di distruggere il principio della proprietà. I conservatori difendono la proprietà, ma la difendono male. I conservatori sono naturalmente sostenitori dello status quo, ritengono che il mondo vada bene così com'è e sono terrorizzati dalla sola idea di un qualche cambiamento.
Evitano perciò di sondare le profondità della società nel timore di incontrarvi sofferenze che richiederebbero una qualche riforma nelle istituzioni attuali. D'altra parte, non amano le teorie e hanno poca fede nei principi. È soltanto contro voglia che intavolano una discussione sulla proprietà. Si direbbe che temono la luce per questo sacro principio. Le sofferenze della società, ben lungi dall'avere la loro origine nel principio della proprietà, derivano al contrario dagli attacchi che, direttamente o indirettamente, sono stati portati a questo principio. Il miglioramento della sorte delle classi lavoratrici risiede nel puro e semplice affrancamento della proprietà. La sostanza di questi dialoghi è dimostrare come il principio della proprietà funga da base all'organizzazione naturale della società, come questo principio non abbia cessato di essere levitato o ignorato, quali mali derivino dalle profonde ferite che gli sono state inflitte e come, infine, l'affrancamento della proprietà restituirà alla società la sua organizzazione naturale, un'organizzazione equa e utile per definizione. E conclude De Molinari nella sua prefazione: ho la profonda convinzione che soltanto un completo e assoluto affrancamento della proprietà possa salvare la società, realizzando tutte le nobili e generose speranze degli amici della giustizia e dell'umanità. Al netto poi di quello che capiremo, insomma, una sorta di forse ingenuo ottimismo, insomma, una sorta di darwinismo, di conoscenza preliminare delle leggi automatiche della società, insomma, credo che durante la serata ci saranno anche gli aspetti critici del pensiero di Molinari, potete capire che è uno splendido, uno straordinario esaltatore, difensore e diffusore dell'importanza del concetto della proprietà privata, che è la base della società occidentale in generale, ma è la base di qualunque società che possa definirsi libera o aperta, a seconda che si voglia utilizzare Hayek o Popper. Quindi siamo di fronte a un maestro poco noto e siamo contentissimi di aver dedicato la nostra serata di Pasquetta insieme a tre nostri amici a discutere di questo autore. Paolo, a te e grazie. Grazie, io ringrazio moltissimo Lorenzo per questo invito che ho colto con grandissimo piacere. Ho colto con grandissimo piacere per una serie di motivi. Intanto, come il dottor Fabio accennato in ultimo, i motivi di attualità, e mi riferisco proprio alla guerra in corso nel pensiero di Molinari e nell'esperienza personale di Molinari, che si recò in Russia in diverse sedi, che fu membro dell'Accademia delle Scienze di Pietroburgo, che ha un rapporto fondamentale con la Russia di Alessandro II, perché la visita, ma poi anche con quella di Alessandro III, ma di questo ne discuteremo. Quindi diciamo che il timing di Lorenzo è veramente ottimo. Secondo motivo per cui il timing è ottimo, credo che finalmente si sia aggiunta l'edizione inglese delle soirée, che ebbe tante rielaborazioni, ma che in qualche modo, a parte l'interesse della scuola austriaca rothbardtiana di Ralph Reco e diversi altri nei confronti di Molinari, finalmente il Liberty Fund sta approntando la versione definitiva della traduzione di quest'opera. Quindi in questo senso Lorenzo, nel lontano 2009, quando la pubblicò da Libri Libri, fu pioniere per due motivi. Uno, perché stimolò Liberty Fund e quindi tutti gli economisti di scuola austriaca rothbardtiana americani e ancora vivi in quel momento, finalmente ha dato un'edizione in inglese di Molinari, a cui poi seguiranno altre opere, traduzione di altre opere. E poi perché anche nello stesso ambito francofono, francese, ma in generale francofono, ci fu il primo libro, che io ritengo per tanti aspetti molto buono, per altri aspetti molto insoddisfacente, che è quello di Minau, del 2012, dedicata alla prima biografia mai dedicata a Molinari. Questo è piuttosto sorprendente, quindi il lavoro poi svolto anche quel bellissimo saggio su cui immagino che il dottor Ferrero avrà qualcosa da dire, quello che è vivo e quello che è morto, che Lottieri scrisse in occasione di questa edizione, riprendendo Croce, ora sappiamo che Croce scrisse Quel che è vivo, quel che è morto di Hegel, e Carlo ha scritto Quel che è vivo, quel che è morto di Molinari, che è un saggio molto lungo, molto bello in questo volume, su cui poi ritorneremo naturalmente, perché secondo me qualcosa che colse Lottieri che potrebbe essere vivo e morto, è qualcosa che potrebbe essere morto nel 2009 e vivo, perché la storia evolve molto rapidamente. Quindi questo è il primo elemento che volevo mettere un po' accademicamente in luce. Il secondo elemento
Io mi confinerò, come di solito, nell'uso di Lodi Liberale ai 20 minuti, vero Lorenzo? Quindi arriverò nei 20 minuti. Il secondo elemento è che ci troviamo di fronte a un vero gigante. A un vero gigante che ebbe la fortuna, rispetto a molti liberali, di avere una vita lunghissima. Visse 92 anni, è sepolto al Père Lachaise di Parigi, una tomba che ogni tanto vanno a visitare, non è tra l'infinità di tombe del Père Lachaise, ma c'è un certo culto di Molinari anche nella Francia, che sembra apparentemente statalista al massimo, in realtà Molinari è ben conosciuto, e stiamo parlando di un gigante la cui produzione nell'arco di 92 anni di vita ha due caratteristiche. Intanto la coerenza fondamentale, l'ultimo libro, e invito soprattutto i giovani, se c'è qualche giovane che ci ascolta, andare a vedere, perché molti sono digitalizzati da Gallica, ma anche da altri server, quindi non sono di difficile reperimento. Quindi grandissima coerenza, compreso Ultima Verba, uscita nel 1911, che è il suo testamento, che di fatto si mette di fronte ai successi e agli insuccessi del pensiero liberale, del liberalismo applicato come politica nel corso di almeno mezzo secolo. Quindi primo elemento, coerenza; secondo elemento, mole. Davvero, è una mole notevolissima di scritti, perché quelli raccolti in volume non sono neanche tutti quelli che lui fece come giornalista, un'attività immensa. Per certi aspetti mi ricordo un altro grande maestro, di cui che questa volta è italiano, Luigi Einaudi, per quanto al contrario di Einaudi non ebbe mai cariche politiche sostanziali, anzi poi ne ebbe veramente pochissime, Molinari, che lasciò un output scientifico immenso, che ha riprodotto solo in minima parte nell'edizione nazionale dell'opera di. E questo al contrario del maestro, che ebbe una vita più breve, ma che comunque gli passò il testimone, la fiaccola libertaria, che fu Bastiat. Ecco, quindi quando affrontiamo Molinari, affrontiamo un gigante dell'Ottocento, che peraltro affronta anche in maniera molto prospettica in un libro sulle questioni del XX secolo, quello che sarà con grande capacità profetica le sfide del XX secolo, e che in qualche modo ha scritto una quantità notevolissima di testi, di cui Minard tiene conto e non tiene conto, nel senso che la biografia del 2012 è una biografia molto vasta, ma secondo me è un pochino, ripeto, superficiale, anche se poi ha avuto molto successo, perché lo presenta in maniera molto vivace. Quindi stiamo parlando di un gigante, stiamo parlando nell'ambito delle opere di un gigante del pensiero libertario. E ringrazio Lorenzo perché di avere questa precisazione terminologica. Noi dovremmo essere sempre molto più cauti nell'uso sinonimico di liberale e libertario, perché come si è visto anche in una serata in cui io forse sono stato un po' cattivello con i colleghi su Cavour, ma c'è il rischio, io sono una persona dolcissima, ma c'è il rischio di fare una confusione terminologica che è anche una confusione concettuale. Ormai occorre sempre più, quando si parla di scuola austriaca, utilizzare il termine libertarian, libertario, anche sfidando i rischi che il libertarismo si associa proprio all'anarchismo ottocentesco, su cui peraltro Molinari scrisse cose terribili contro l'anarchismo di carattere socialista, che eliminava, tra le altre cose, voleva eliminare la proprietà privata. Quindi il timing è perfetto, è appena uscito da Routledge un Companion to Libertarianism, proprio uscito da pochissimo, quindi un libro molto importante perché è citato molto spesso, quindi un ambito libertarian e non liberale classico, il Molinari. Per quello che riguarda le soirée, complimenti a Lorenzo che l'ha tradotto, perché è un'opera anche fine letterariamente, è un'opera vastissima, che riprende innanzitutto dal punto di vista, io cercherò di non entrare, perché poi lo faranno gli amici e colleghi delle relazioni successive, nelle technicalities del testo, ma un testo che riprende intanto una grandissima tradizione dialogica dell'Ottocento,
come dialogo o esposizione dialettica di idee con questi tre un pochino pedanti certe volte e sempre un pochino ammaestrati poi da quello che è l'economista, il liberale, prende tesi, sintesi, antitesi con tesi, antitesi, sintesi con una sintesi che va sempre nel trionfo del pensiero libertario. Quando si parla di dazi, quando si parla di dogane, quando si parla di libero commercio, quando si parla anche, e se ne parla molto spesso, anche di guerra. Non c'è nelle 12 serate una serata dedicata esplicitamente alla guerra, ma sulla guerra scriverà un'opera bellissima che magari poi ne parlerà Gianfranco Fabri, ma scriverà sulla grandeur de cadence della guerra alla fine dell'Ottocento, che ha un valore immenso anche per quello che purtroppo tragicamente bisogna dire sta succedendo in questo momento. Le sue riflessioni sulla guerra a fine Ottocento, quindi quando era ormai molto anziano, oltre gli 80 anni o vicino agli 80 anni, sono veramente di un'immensa lucidità. La tradizione, si inserisce una tradizione di soirée che aveva iniziato una personalità per pochissimi aspetti affine a lui, ma per qualche aspetto lo è de Maistre nelle soirée de San Petersburgo, che tra l'altro escono due anni dopo la nascita di Molinari, perché è un testo del 1821. È un testo, le soirée che io lessi in francese, ho letto nella bellissima traduzione di Lorenzo molti anni fa. Confesso che non l'ho riletto per oggi perché ne ho sempre flash di memoria molto vivi, estremamente vivi, soprattutto per la icasticità, la capacità di chiudere in poche frasi l'essenza del pensiero libertario. Non necessariamente anarco-capitalista, perché lo Stato ha una funzione, ma una funzione che soprattutto si va esaurendo. Questo è l'aspetto molto interessante di Molinari, che vede degli elementi. La guerra, ad esempio, la vede come principio positivo nel momento che protegge l'acquisizione dei diritti individuali. La vede come principio negativo quando semplicemente è qualche cosa che impedisce, che fa sì che i monopoli siano rafforzati, che lo Stato si rafforza attraverso l'uso della violenza. Quindi nella misura in cui una guerra è combattuta per affermare la libertà dell'individuo ha un valore. Ma la decadence della guerra è proprio la guerra coloniale, la guerra di espansione, che lui criticava nel periodo più forte del colonialismo. Pensate che è il momento in cui si crea l'impero francese d'Africa, ad esempio, che lui criticherà sempre, quindi accuserà le guerre di invasione, accuserà le guerre di conquista e così via. E ci sono delle parti poi di opere estremamente belle, ad esempio sull'ordine politico, la rivoluzione, un'opera della fine dell'Ottocento, anche quella massiccia come le soirée, oltre 400 pagine, in cui ci sono dei passi che per quello che riguarda l'autodeterminazione dei popoli, la scelta del popolo di abbandonare di una nazione, di un parte di nazione, di abbandonare uno Stato per unirsi all'altro, per darsi una propria indipendenza, sono esattamente quelle che poi il liberalismo sprenderà a Mises negli anni 20 del Novecento, quando ormai Molinari era morto da circa un decennio. Quindi è un'opera che va vista in prospettiva con non tanto l'evoluzione del suo pensiero, perché lui rimane estremamente coerente, ma il fatto che di volta in volta atto pensiero alle grandi trasformazioni che erano in corso in questo grandioso secolo che io amo sempre di più che l'Ottocento, amo e odio allo stesso tempo, ma studio sempre di più che l'Ottocento, adattandosi di volta in volta. Credo che il dottor Fabri poi parlerà della Russia, ma sono splendide le sue lettere della Russia, non ancora tradotte in italiano, quindi se Lorenzo, nelle more della sua attività di politico, vice sindaco, è molto dove le lettere della Russia sono splendide, e oltretutto di grandissima attualità, non so se poi ne parlerà il dottor Fabio, perché a quel momento la Russia naturalmente è in possesso della Crimea e di Odessa, e di Kharkov, eccetera, eccetera, tutte le zone che adesso sono in Ucraina, che Molinari visita. E io oggi le rileggevo, queste lettere sono tutte digitalizzate su Gallica, ma anche altrove, e hanno una modernità incredibile, perché dice, ad esempio, la ricchezza di Odessa, città genovese, adesso è una città genovese,
commercianti genovesi, broker genovesi, architetti genovesi, basta guardare le tragiche immagini in televisione delle vie di Odessa e sembra di vedere, perché Odessa è sotto assedio, sembra di vedere le strade della mia città che ho qui a 40 chilometri. E dice, ma Odessa mantiene una serie di ricchezze e di privilegi perché Alessandro II comunque le ha concesso, lo zar liberale, le ha concesso una serie di privilegi vicini al porto franco, alla gestione dei propri introiti portuali, eccetera, di estrema attualità. E loda Alessandro II. Alessandro II lo invita in Russia per 4 mesi, 1860, a tenere lezioni di economia politica. Una cosa favolosa che non so se Putin inviti adesso pensatori liberali della portata di Molinari nel suo paese a tenere per 4 mesi lezioni, poi pagandogli il viaggio, facendogli vedere tutto il viaggio. Tutta la Russia va da Mosca a San Pietroburgo, va nelle parti dell'Ucraina che allora erano russe, quindi la parte orientale, e poi la Crimea, che loda moltissimo, ogni tanto lasciandosi andare anche a lodare le bellezze delle donne locali. È una persona estremamente vivace, Molinari. Anche da quel punto di vista, ma loda poi il piccolo sistema di autogoverno, non eccessivamente liberale, ma abbastanza decentralizzante, concesso da Alessandro II. Poi le cose con gli altri zar cambieranno, con Nicola cambieranno, con Alessandro III, e poi cambieranno molto. E quindi c'è un'attenzione per questo mondo russo. E mi dispiace che queste lettere non siano state tradotte, ma perché nel mainstream italiano traducono Kustin, quindi traducono qualcuno che legittima poi idee socialiste di altro tipo, parlano di Kustin come il Tocqueville che scopre, come Tocqueville ha scoperto la democrazia in America, Kustin scopre il futuro, le magnifiche sorti progressive che andranno verso il comunismo della Russia. Ma le lettere, e infatti Adelphi ha tradotto Kustin, si continua a parlare di Kustin come il Tocqueville della Russia, ma in realtà le lettere di Molinari sono molto più belle, molto più interessanti, almeno dal mio punto di vista, ma ovviamente non ancora tradotte, coperte da una immensa cortina di oblio, ma perché Molinari fa abbastanza paura, nel senso che è veramente un gigante del pensiero, anche per tutto quello che fa come viaggiatore, per quello che scrive sull'America, sul Canada, sull'Irlanda, su Panama, su Haiti. È uno scrittore meraviglioso. E ripeto, come il dottor Mangia ha detto inizialmente, poco conosciuto ancora. Cioè, credo che la traduzione che hanno fatto loro nel 2009 da Liberi Libri sia la prima traduzione in assoluto in italiano, ma potrei sbagliarmi, di un'opera di Molinari. D'accordo che non scrive in turco, scrive in francese, per cui lo possiamo benissimo leggere. Ecco. Le soiree hanno appunto questo precedente di Demetrio, hanno poi questa Ruslan Lazar, questo ambiente in cui tante idee si incontravano, questa rubrica c'è ancora, che era estremamente affascinante tra l'ottavo e il nono arrondissement. Naturalmente c'è ancora una strada abbastanza breve, lunga 1 chilometro, ma era una strada estremamente vivace, soprattutto prima che lo statalismo, che non piaceva molto a Molinari, trasformasse Parigi in questa metropoli squadrata. È una Parigi pre-Haussmann, quella di Rue Saint-Lazare. E sono testi estremamente legati anche ai dibattiti del tempo. Si pensa a qualcosa che noi non interesserebbe più, come i progetti utopistici di Fourier o il positivismo di Comte, Saint-Simon. Oppure il grande fallimento, ricordiamoci che le soiree escono nel 1849, il grande fallimento del 1848 e la presenza però di discussioni ampie sui regimi comunisti quando di fatto ancora non c'era nessun regime comunista. Ma di nuovo, sì, perché stiamo parlando del 1848, no, c'era il pensiero comunista, era nell'aria e Molinari aveva intuito tutti i disastri che aveva portato, ma si legge benissimo nelle soiree quando parla il comunista. Marx era stato esiliato a Londra e quindi insomma 1849 è un anno in cui la grande ebollizione politica del 48 in realtà diventa grande ebollizione ideologica e di questo ne dà ampiamente corto anche su aspetti che potrebbero essere meno interessanti per il nostro tempo, ne danno conto le soiree perfettamente. E poi ne parleranno sicuramente
gli altri relatori con grande competenza di questa sera, vi sono tutti gli elementi, ad esempio la privatizzazione della sicurezza e così via, che poi saranno alla base della scuola austriaca, che saranno poi ripresi da Rothbard, ripresi da Reich, ripresi dalla grande tradizione americana, che ripeto è in ritardo rispetto a quella italiana, perché ancora edizione inglese la dobbiamo vedere, mentre Liberi Libri coraggiosamente ha pubblicato queste 400, quante sono, 50 pagine, in anticipo su tutti. Ora, io a questo punto ho parlato esattamente 20 minuti, non sono entrato nel cuore delle soirée, perché lo faranno con grande autorevolezza i due relatori, ma ho semplicemente cercato, molto accademicamente, ma anche a beneficio dei magari giovani studenti che so che frequentano l'Ode Liberale, di inquadrare, come si soleva dire una volta, la figura di Molinari in un contesto più ampio che è questo secolo di fermenti e di presenza del libertarismo come teoria, ma anche di politiche liberali in molti casi, quando ci sono. E quindi cosa posso dire? Invito a leggere non solo le soirée nella bellissima traduzione di Lorenzo, ma anche quanto più possibile altre opere, soprattutto ora che c'è in corso questa guerra, le lettere della Rossi, che davvero parlano ampiamente di quella parte dell'Ucraina che allora era russa, e fanno capire, secondo me, anche tante cose su quello che sta succedendo. Grazie Lorenzo, io sono stato come al solito nei 20 minuti sharp, e quindi grazie. È stato assolutamente svizzero, grazie. Intanto saluto, perché vedo collegati il professor Angelo Maria Petroni e il professor, presumo, Cubeddu, perché è sempre collegato con Raimondo, e quindi se poi volessero intervenire siamo solo contenti. Infatti il professor Petroni ha già alzato la mano, quindi poi sicuramente lo ascolteremo. Io non l'ho detto prima, ma l'ha ricordato Paolo, c'è una bellissima postfazione di Carlo Lottieri, ma c'è anche una ottima prefazione, introduzione in qualche modo, di Nicola Iannello. Esatto, che ci sostanzialmente ci introduce a vari temi, ma lui si focalizza su quattro temi fondamentali dell'opera, che sono la naturalità della società, nel senso che spiegava dal suo punto di vista perché appunto la società naturale prima dell'esistenza dello Stato è un qualcosa che è positivo e che fisiologicamente si può mantenere prima che poi arriva invece l'utilizzo della violenza. L'evoluzione per stadi dell'umanità, che è interessante, insomma, sconta una sorta di ottimismo deterministico, ma insomma è una bella ricostruzione storica, almeno dal punto di vista teorico, di passare dalla concorrenza animale alla concorrenza distruttiva bellica alla concorrenza produttiva industriale, le tre fasi che secondo De Molinari caratterizzano la storia dell'umanità. Là appunto abbiamo già parlato della privatizzazione delle funzioni statali o la liberalizzazione dei governi, e poi anche un accenno alla teoria liberale della lotta di classe, che è un altro tema che poi verrà affrontato Oppenheimer, piuttosto che da altri, in cui sostanzialmente spiegavano che la società i modi sostanzialmente per produrre ricchezza sono o l'utilizzo della violenza tramite la coercizione statale, o appunto il libero mercato e quindi lo scambio. E quindi è un concetto importante qui. Come ha ricordato il professor Bernardini, possiamo definire De Molinari un libertario, e su questo il professor Bernardini sarà sicuramente d'accordo con me, che vuol dire il liberale coerente, cioè quello che non concede sconti alla coercizione, almeno dal punto di vista, come dire, dell'elaborazione del pensiero. Sicuramente. Poi magari, ma insomma, come diceva Ayn Rand, in questo senso è un liberalismo radicale. Radicale per Ayn Rand è sinonimo di coerente. Quindi voglio dire, la coerenza in questo senso, ma soprattutto è meravigliosa la coerenza nella sua opera, per quanto io la conosca, perché non posso certo dire di aver letto tutto. Lui è autore di almeno 60 volumi, poi centinaia di articoli non raccolti in volume. È un opus enorme quello di Molinari, che un giorno qualche bravo persona ne farà un'edizione corretta delle opere. Poi ci sono anche tutti gli epistolari. Cioè, io lo dico da storico più che da libertario, più che da teorico. È un'opera immensa che Minard ha solo parzialmente studiato, pur elogiando il suo volume, che è un grosso volume, anche perché è il primo, quello del 2012, la prima biografia intellettuale di Molinari.
E tra i vari temi che vengono affrontati, e poi lascio subito la parola a Bernardo Ferrero, e sono riflessioni assolutamente interessanti, sono quelle sulla libertà di testamento, banalmente, quindi spiega e contesta il fatto, come dire, della successione legittima, credo che si chiami, cioè quella che, per cui lo Stato stabilisce a priori che c'è una parte delle proprie proprietà che non possono essere soggetto a libero testamento, ma sono già stabilite per legge se uno ovviamente ha eredi o consorti o marito o moglie. La proprietà intellettuale, su cui so che Bernardo, perché abbiamo parlato al telefono, credo che si focalizzerà per capirne come dire, pregi e difetti, e poi questo ci potrebbe introdurre a Bentham la difesa dell'usura in qualche modo, quindi la spiegazione del fatto che stabilire anche in questo campo, anche nel campo del credito, dei tetti massimi ai prezzi in questo caso porta alle conseguenze inintenzionali e a una sorta di eterogenesi dei fini. E quindi è un testo veramente ricchissimo che affronta tutte le tematiche liberali in maniera chiara, con questo artificio dialettico di questa conversazione a tre in cui c'è sostanzialmente una sorta di pedagogo, di maestro che da una parte cerca di sottolineare le criticità sia del socialista che del conservatore, mettendoli peraltro spesso l'uno contro l'altro, ma sottolineando il fatto che hanno più punti in comune di quello che pensino. E come dire, pensando anche al dibattito, se volete, mi fate fare un inciso oggi, al dibattito politico, credo che ci sarebbe da riflettere molto, perché di conservatori che non amano molto la libertà c'è sicuramente pieno, di socialisti magari non definiti come tali c'è sicuramente pieno, di economisti o liberali cristallini del dibattito politico a maggior ragione italiano ce ne sono ben pochi. Quindi siamo curiosi di ascoltare il debutto alla Lode Liberale di Bernardo Ferrero. Grazie di aver accettato il nostro invito e a te la parola. Grazie mille Lorenzo, insomma, per l'invito, e anche perché mi ha dato l'opportunità appunto di approfondire il pensiero di De Molinari, che come diceva appunto il professor Berardini è immenso, nel senso che ha scritto moltissimo, ed è stata una figura chiave, basti pensare che a metà Ottocento scrittori appunto come intellettuali grandissimi, come Marx, da Marx ad Acton, a Veblen, eccetera, avevano commentato la sua opera, no? Anche se purtroppo è caduto nell'oblio. Ed è rappresentante appunto di questa grandissima, che questo converrebbe dirlo, grandissima scuola liberale francese. Uno tendenzialmente pensa al liberalismo, pensa all'illuminismo scozzese, alla scuola classica. Invece c'è stata una grande tradizione francese che, sebbene, come posso dire, si è sempre, o perlomeno in gran parte, ispirata ai principi del liberalismo smithiano, penso per esempio a Jean-Baptiste Say, ha comunque sistematizzato e anche superato su molti aspetti la tradizione classica. E De Molinari rientrava in questa grande tradizione. Solo per menzionare una cosa, per dare l'idea, no? Dal 1800, tendenzialmente questa scuola liberale inizia nei primi dell'Ottocento, quando Jean-Baptiste Say pubblica nel 1803 il grande trattato di economia politica, e fondamentalmente centra la sua analisi, no? Nell'importanza dell'imprenditore, nell'importanza appunto degli scambi, della utilità tendenzialmente soggettiva, e anche in un metodo tendenzialmente essenzialista, quasi proto-misesiano, nel senso appunto che vede l'economia come un tracciato, per dire, logico, che parte da alcune premesse basiche, basilari, ovvie, autoevidenti, che poi progredisce, no? Per deduzione. E finisce con De Molinari, quindi De Molinari è effettivamente l'ultimo esponente della scuola liberale francese. E, per dare un'idea dell'importanza, dagli anni 30 fino alla Prima Guerra Mondiale, la cattedra di economia politica al Collège de France era andata successivamente a membri, esclusivamente a membri della scuola liberale francese, appunto da Say. Poi c'è stato anche Pellegrino Rossi, E lo stesso Chevalier, e quindi per dare un'idea, no, della grande potenza anche culturale e dell'influenza certamente della Société d'Economie Politique e del Journal des Economistes, dove appunto Molinari pubblicherà il suo libro. Nella soirée troviamo, credo,
il pensiero forse più cristallino di De Molinari, perlomeno del primo De Molinari, sappiamo che verso la fine della sua vita metterà in dubbio certe, in discussione certe cose, tra cui appunto la produzione della sicurezza, che appunto crederà non essere fattibile entro un quadro totalmente competitivo, ma solo parzialmente competitivo. E nelle sue, credo che per capire le sue bisogni è importante sottolineare due aspetti fondamentali, perché comunque sono 12 soirée ed è difficile nell'arco di 15-20 minuti riassumerle tutte, no? Ma credo che due siano i punti fondamentali. La prima grande, secondo me, il grande tema su cui ruota appunto tutta l'opera è la questione che poi sarà centrale anche nell'ambito, per esempio, della scuola austriaca, la questione appunto, per esempio nel Methodenstreit, cioè se esiste o meno, no? Se è possibile teorizzare sulla realtà sociale, se esistono delle leggi della società, non in senso storicistico, cioè appunto di poter prevedere appunto quali sono, qual è il futuro esatto della società, eccetera, ma se esistono delle leggi che ci permettono di interpretare la realtà e se queste leggi sono appunto universali, apodittiche, a priori, generali o meno. E questo è evidente per esempio nella prima serata, dove alla fine De Molinari rende chiarissima l'idea che l'economista è l'unico dei tre a credere appunto che esistono dei principi universali e generali che valgono oggi, valgono domani, valgono, no, indipendentemente dallo spazio e dal tempo, e fa capire quali sono le conseguenze logiche del pensare altrimenti, no? Di quali che sono le conseguenze del relativismo. In primis appunto che lo Stato può per esempio entrare arbitrariamente, può essere protezionista un giorno e liberale un altro, come per esempio pensa il conservatore, no? Che sebbene difende i valori, la famiglia, la proprietà, la religione, non è capace di difendere realmente perché non crede che nei principi assoluti. Stessa cosa fa il socialista, che secondo De Molinari appunto è il seguace perfetto, porta semplicemente alle sue logiche e conclusioni il pensiero dei conservatori che non hanno una base economica, che non sanno molto di economia. Ma un'altra implicazione, poi sicuramente si parlerà anche dopo di questo, del relativismo secondo De Molinari è la guerra. E lui, c'è un bellissimo passaggio nella prima serata dove lui dice che se è vero che i principi non esistono principi assoluti e generali, e quindi le nazioni hanno degli interessi specifici quasi inconciliabili, l'unica alternativa, l'unico esito logico è la guerra, no? E smonta, no, la base relativistica della libertà. Non si può adottare il relativismo senza poi cadere, no, in un'ideologia tendenzialmente guerrafondaia, no? O perlomeno la logica è quella. C'è chi magari non arriva però fino in fondo, ma la logica è quella. E poi la seconda cosa importante sono le tre leggi su cui lui basa tutta la sua opera. Da una parte la legge della domanda e dell'offerta, tal punto che i suoi contemporanei lo chiamano la personificazione della legge della domanda e dell'offerta. Quindi lì dove c'è una domanda per un prodotto, spontaneamente quel prodotto verrà, appunto, se è proficuo, no, intraprendere tale impresa e offrire, verrà offerto, no? Ricordo per esempio uno degli interventi del professor Martino, no? Diceva: se ci c'è una domanda di prostitute ci sarà un'offerta di prostitute, per dire, cioè il mercato è neutrale in questo senso, ma offre ciò che viene domandato, è una legge apodittica, potremmo dire, no? E la seconda legge è quella della libera concorrenza, l'idea secondo cui in un ambito di libera concorrenza il prezzo tenderà a scendere verso i costi di produzione, quindi essere il più basso, no? Essere il prodotto sarà più economico possibile in un regime di concorrenza. E tre, il teorema della divisione del lavoro. E lui applica tutti questi tre teoremi ad ogni questione. La seconda, per esempio, la seconda soirée parlerà della proprietà intellettuale, ora ritornerò, però fondamentalmente giustifica anche questo sulla base di un ragionamento che unisce etica, no? Giustificazioni deontologiche e conseguenzialiste. Nella terza, per esempio, parlerà della utilità dell'espropriazione sulla base di un'utilità pubblica. Successivamente parlerà, ad esempio, dell'importanza dell'eredità e di quali sono appunto i problemi legati, come diceva prima Lorenzo, all'interventismo statale in questo ambito.
e successivamente parlerà anche della moneta, parlerà appunto del governo, eccetera. Ma la chiave fondamentale è capire che queste qui sono per lui le tre leggi fondamentali dell'economia. Leggi fondamentali che se si rispettano si raggiungono due obiettivi molto importanti. Da una parte l'utile massimo, per così dire, e dall'altra parte anche una società giusta, no? C'è un bellissimo passaggio dove il conservatore, quando parla per esempio delle sovvenzioni, gli dice: ma come, cosa sarà del teatro senza le nostre sovvenzioni, il nostro grande potere, la nostra... E lui dice: non c'è niente di più grande che la giustizia, no? Che è un sistema giusto, dove fondamentalmente i prezzi, i prodotti, eccetera, vengono stabiliti, vengono sulla base di un consenso tra le parti, dove gli interessi, sebbene non sono uguali, si conciliano, no? Attraverso le istituzioni sociali, in primis il mercato. E un altro tema importante, e secondo me in questo Molinari è molto lungimirante, insomma, è il fatto che lui lega ogni questione economica a una questione sociale. Cioè non è una sorta di, per esempio, i liberali a stile economisti di Chicago si focalizzano interamente, separano quasi, no? La parte dell'utilità, la parte cioè l'economico dal sociale fondamentalmente. Invece lui riconosce nella proprietà, no, il fondamento dell'economia, il fondamento anche della stessa società. Per cui ogni interventismo non solo crea un problema di allocazione delle risorse che vengono appunto allocate in maniera improduttiva, no? Basti pensare a tutto ciò che lui dice in merito proprio alla spesa pubblica, no? E al fatto che il governo produce a costi più alti, ad una qualità più bassa, eccetera, eccetera, ma distorce, no, le funzioni sociali e trasforma in maniera negativa la società. Quando parla, per esempio, dell'eredità, lui dice: non solo si disincentiva il risparmio, si disincentiva l'accumulazione di capitale a lungo termine, eccetera, ma si distrugge la famiglia, perché quei rapporti che dovrebbero essere appunto rapporti di affetto no, all'interno della famiglia diventano rapporti creditizi, dice lui, no? Il padre viene trasformato da padre di famiglia a un, fondamentalmente, una persona che alla fine della sua vita, un debitore, no? Che deve dare al figlio una proprietà, consegnare al figlio, dice lui, una proprietà già ipotecata. Da chi? Dallo Stato, no? Quindi c'è chiaramente un'analisi che sia economico che sociale. Ricordo, per esempio, uno degli articoli di Huerta de Soto, probabilmente poco conosciuti, degli anni, se non mi sbaglio, del fine degli anni 70, ma potrei sbagliarmi, dove lui appunto teorizza la teoria dei tre livelli. Cioè la realtà sociale deve essere analizzata da tre punti di vista. Il punto di vista utilitaristico, dove lui lo lega a Mises, per dire, e la teoria, l'approccio evoluzionistico, che lui lega a Hayek, e l'approccio giusnaturalistico etico, e lui lega a Rothbard. Ecco, non vorrei dire che de Molinari avesse già tutto questo in mente, ma è chiaro che nella sua analisi c'è anche, no, questa comprensione, no, di dover analizzare le cose su più punti di vista. E cos'è che non va in de Molinari, o cos'è che potrebbe essere migliorato? Chiaramente è un po' figlio del suo tempo, e nonostante riconduce il suo pensiero alla teoria ai diritti naturali, alle leggi naturali, è chiaro che il suo giusnaturalismo è un po' atipico, no? Positivistico, direi io, e chiaramente questo ha i suoi limiti, no? A tal punto che a volte sembra quasi che sia materialistico addirittura, no? Per esempio, se non mi sbaglio, nella decima soirée, quando lui dice che tendenzialmente le leggi che governa il cervello obbedisce alle stesse leggi, no? Delle leggi fisiche, no? Le leggi che governano appunto la caduta dei corpi e della materia, fondamentalmente. Quasi un materialismo, insomma, lo si può... Basti pensare che anche Mises, purtroppo, in certi passaggi del teoria e storia cade, no? Sembra aprire la porta a una sorta di determinismo o materialismo, quindi insomma lo si potrà perdonare, però effettivamente molte volte si ha questa sensazione, ed è questo appunto che lo porta, per esempio, ad elogiare Malthus, no? E ad essere un malthusiano, proprio fieramente malthusiano, senza però capire appunto che alla base della produzione c'è anche la creatività imprenditoriale, c'è anche l'innovazione, ci sono anche temi appunto che non sono strettamente fisici, c'è anche una realtà soggettiva, no?
e su cui poi gli austriaci, come posso dire, faranno delle avranno delle cose a dire molto importanti, da Hayek a Schumpeter, da Mises a Rothbard, Kirchner, basti pensare all'imprenditore, eccetera. No? Chiaramente queste cose mancano nell'analisi di Molinari. Anche un'altra cosa, che ne risente, è la stessa definizione dell'economia politica che Molinari dà. In questo senso, De Molinari è troppo incastrato nella realtà classica di intendere appunto l'economia come lo studio, no, della distribuzione, della produzione e del consumo delle ricchezze, no? C'è proprio questa, letteralmente dice così, ora credo, mi ricordo se nella prima serata, no, dove definisce l'economia politica in questo modo, e chiaramente questa è un'impostazione eccessivamente oggettivistica, classica, mentre alla base dell'economia c'è l'azione umana, lo scambio, potremmo dire, tra due parti, che soggettivamente danno un valore diverso, no, al bene che hanno rispetto a quello che vogliono acquisire, eccetera. E chiaramente la base di questa, c'è anche un'altra idea, no, che lo lega troppo all'economia classica, che è la teoria del valore lavoro. Questo è forse il problema più grande che si trova nell'analisi de Molinari. Lo troviamo in quasi tutti i capitoli, no? Dalla formazione dei prezzi, secondo lui, a proprio la teoria stessa della libera concorrenza, che attraverso dei processi di entrata e di uscita in vari mercati il prezzo si abbassa alle spese reali di produzione, che lui identifica nella quantità di lavoro. Sì, ma ne tratta anche nella sua discussione sulla moneta, no? Dove lui dice, all'inizio sembra quasi un mengheriano, che tu dici, lui dice, non è il sovrano che dà valore alla moneta, il valore della moneta precede in un certo il sovrano, l'interventismo del sovrano, e però poi subito dice, il valore è dato da che cosa? Dalla quantità di lavoro. Chiaramente ci sono anche altri punti dove sembra che ci siano delle contraddizioni. Per esempio, lì dove lui dice che la base del valore è il lavoro, poi definisce il capitale come l'accumulazione di lavoro utile. E tu dici, ma se la stessa base dell'utilità è il lavoro, perché aggiungere, no? Sembra quasi che ci sia una contraddizione. Ma lì dove, secondo me, sembra quasi che De Molinari esca da questo schema oggettivistico classico, è nell'ultima serata. Nell'ultima serata, quando lui parla della rendita, che poi dopo chiaramente entrerà in analisi, dice la rendita è frutto dell'azione monopolistica, la rendita non esisterebbe all'interno di un regime di libera concorrenza, no? In questo caso ovviamente l'analisi è priva dell'elemento imprenditoriale, la concorrenza viene vista in maniera eccessivamente statica, come un meccanismo quasi immediato, quasi appunto dove non c'è intenzionalità, dove non c'è appunto l'imprenditore che stima, no? Che stima la domanda dei propri prodotti, l'offerta, eccetera, eccetera. Tutto questo è assente. Ma in una parte importante, che però non è stata, credo, sottolineata, ma che meriterebbe di essere sottolineata, è quando Molinari risponde al socialista, che dice, ma se l'agricoltore non dovesse pagare la rendita, il prezzo al consumatore dovrebbe essere più basso, giusto? Dato che costi e prezzo appunto tendono a approssimarsi. E uno si aspetta che Molinari dica, certo. E invece cosa dice De Molinari? Dice, riferendosi all'agricoltore, dice, egli non vende il suo grano più caro perché paga una rendita. Paga una rendita perché vende il suo grano più caro. La rendita non agisce come causa nella formazione dei prezzi, ne è solo un risultato. Ora, qui è chiaro che mi sembra, non dico al 100%, ma c'è un elemento, no? No, del ribaltamento austriaco che fa Menger e poi che completeranno da Bombauer, Hayek, eccetera, cioè l'idea secondo cui sono i prezzi a determinare i costi e non viceversa, no? È l'imprenditore che stima quanto potrà ricavare dalla vendita di un prodotto che poi lo spingerà a domandare i fattori di produzione e quindi a determinare i prezzi dei beni intermedi. E in ultimo, per chiudervi, visto che ho poco tempo, la questione della moneta, dove io credo che Molinari effettivamente, quando parla della moneta nella soirée numero 9 e poi nella soirée numero 10 quando parla della banca, ci offre una delle interessantissime analisi, no? Potremmo appunto chiamarlo un vero precursore del free banking, no? Ed è interessante come sia proprio effettivamente a tutti gli effetti un autore radicale, no? Basti pensare appunto che Friedman, cioè, hanno sempre pensato che la moneta dovesse essere
una funzione, una gestione, una funzione statale o perlomeno tecnocratica, no? Che se non è un governo è un computer. Invece Molinari dice no, non è assolutamente così. Cioè il mercato si regola, no? I prezzi tendono a uguagliare domanda e offerta e non è possibile che ci sia nel lungo periodo, medio-lungo periodo, una insufficienza di contanti. E qui lui riprende, anche se non menziona la teoria, la cosiddetta price PC flow mechanism, scoperta da Cantillon come legge, poi sviluppata da Hume e anche un po' da Riccardo, cioè l'idea secondo cui attraverso i meccanismi, appunto attraverso il commercio estero, l'oro, no, in questo caso i metalli, tendono a equilibrarsi alla domanda, quindi non è possibile avere una carenza generale in un determinato paese di questi metalli preziosi. Ma soprattutto l'analisi della banca, appunto come dicevo prima, del free banking, Carlo Lottieri nel suo articolo dice che Molinari è quasi un precursore di Hayek e della denazionalizzazione della moneta. Io credo però che ci sia anche del Mises, no, dentro del Mises, senso che l'analisi del free banking che fa Mises, per chi non lo sapesse, Mises difende il free banking non come sistema, no, che, perché le banche debbono espandere il credito, la riserva frazionaria, eccetera, eccetera. No, lo difende perché secondo lui è un meccanismo che controlla, limita, no, l'azione imprudente dei banchieri che espandono sostituti monetari al di sopra effettivamente delle riserve in metalli preziosi. E la concorrenza serve appunto come limite, come ordinamento che blocca o perlomeno limita le espansioni creditizie e quindi che non crea questi problemi. E De Molinari, in maniera molto simile, sviluppa anche queste. E è chiaro che secondo lui, in un sistema concorrenziale, dice lui, tutte queste frodi, no, queste azioni di frode, verrebbero minimizzate e indica appunto nell'azione, nella monopolizzazione del sistema bancario effettivamente una fonte di finanziamenti pubblici e quindi anche lì un'analisi quasi proto public choice, e quindi dove identifica la relazione che c'è tra le banche, il sistema bancario e il governo. E per ultimo direi un'ultima cosa riguardo alla sicurezza, che ovviamente non si può dire perché manca un minuto, cioè, che la questione della sicurezza è centrale in Molinari. Cioè bisogna applicare il principio della libera concorrenza a tutti i settori e anche alla sicurezza, ma soprattutto alla sicurezza per due ragioni fondamentali. Perché in primis nessun monopolio al di fuori della sicurezza può esistere senza la monopolizzazione della difesa della sicurezza e dell'amministrazione della giustizia, e due, perché la monopolizzazione della sicurezza porta alla guerra, sia esterna sia interna, tra vari, come posso dire, rent seekers, come potrebbero dire Buchanan o Tullock, eccetera, che sfruttano la società. E in questa analisi c'è quasi, secondo me, un'analisi proto, cioè che somiglia molto all'analisi che per esempio farà Hans Hermann Hoppe sul processo di degenerazione che abbiamo dalla monarchia assoluta alla democrazia, perché lui identifica la monarchia assoluta con l'ancien régime e dice pensavamo di distruggere i privilegi, eccetera, invece abbiamo semplicemente collettivizzato questi privilegi, abbiamo trasformato un governo monopolista privato in un governo a monopolio pubblico, dove nessuno effettivamente è proprietario, no, della sicurezza. Quindi, dice lui, prima il prezzo era già caro, ma con siccome il monarca poteva e pensava che potesse tramandare la propria proprietà ai suoi discendenti, aveva anche una visione lungimirante, dice lui. Invece il democratico che gestisce questi non ha nemmeno più questa visione lungimirante, tendrà a sfruttare il più possibile i taxpayers, come si dice. Quindi abbiamo delle analisi, secondo me, molto importanti, dove De Molinari è molto attuale, nonostante tutti i suoi limiti che appunto ho cercato nel breve tempo che ho avuto appunto di sottolineare. Quindi insomma, poi se ci saranno domande sicuramente sarà interessante approfondire. Ho finito qui. Grazie, credo che sia, come dire, confermata l'aspettativa, 26 anni, e quindi grazie Bernardo davvero per l'intervento molto denso, molto chiaro, molto efficace, per chi appunto volesse poi conoscere anche Bernardo, ha fatto uno degli ultimi saggi che ha scritto, l'ultimo articolo, è un bellissimo, ricordo di Martino, recuperando un articolo di Rothbard, del 94 credo, e lo ha pubblicato sull'Atlantico Quotidiano, quindi è anche una persona che si dedica in qualche modo anche al giornalismo, passatemi l'espressione. Quindi grazie Bernardo, e adesso siamo tutti curiosi di ascoltare Gianfranco Fabi. Grazie mille, grazie Lorenzo, io lascerei volentieri
parlare ancora il professor Ferrero, perché la sua competenza, la sua profondità, la sua capacità di esporre come ha fatto i principi di fondo, l'opera di De Molinari è sicuramente encomiabile, così peraltro anche il professor Bernardini, indubbiamente, no? E io che ci faccio qui, posso chiedere, che ci fa un giornalista di antica data in questo consesso di intellettuali? Il giornalista di solito parla bene di cose di cui non conosce nulla, e quindi cercherò in qualche modo di giustificare la mia presenza. E la prima giustificazione è quella che io nel lontano agosto del 2009 sul Sole 24 Ore ho scritto una delle poche, probabilmente, recensioni di questo libro di De Molinari. Forse è l'unica, insomma, ecco, l'unica recensione, quindi un titolo di merito forse ce l'ho, perché sul Sole 24 Ore, appunto, era comunque a quell'epoca un giornale prestigioso. Adesso lo è un po' meno, anche perché io da qualche mese dopo sono uscito dal Sole 24 Ore e mi sono dedicato alla libera professione, come si dice, insegnando anche all'università, ma insegnando cose legate strettamente alla comunicazione, non alle teorie, alla storia e a temi appunto come quelli che si stanno trattando questa sera. Quindi però la mia attenzione, il mio interesse è stato subito suscitato appunto da questo libro, un libro sicuramente molto ampio. Non ricordo se l'ho letto tutto o meno, comunque devo averlo letto in gran parte, perché appunto cominciavo la mia recensione dicendo: c'è qualcosa di volutamente, intelligentemente provocatorio nel ripescare nei polverosi cassetti della storia economica un'opera come quella di Gustave de Molinari, uno dei più originali, ma nello stesso tempo, come avete detto peraltro, pressoché dimenticato per gli economisti francesi del XIX secolo. Ecco, questo era un po' l'inizio di questa recensione, in cui ripercorrevo un po' i temi in cui, che avete anche affrontato questa sera, difendendo appunto un'economia liberale radicale, come si dice, radicale, e come l'ha definito Rothbard, un anarco-liberale radicale. Però io, siccome avevo chiesto parlare dell'attualità, direi che il radicalismo dell'economia in questa fase è fortemente necessario, il radicalismo del liberismo in economia è fortemente necessario, perché siamo vivendo in una società in cui i principi liberali sono come minimo appannati, se non messi in secondo piano, appannati da tanti comportamenti e appannati purtroppo anche nell'opinione pubblica, in cui il principio per cui lo Stato risolve tutti i problemi è sempre più diffuso. E quindi ritornare appunto a De Molinari, che attraverso le sue idee liberiste esalta appunto la proprietà privata. Ecco, la proprietà privata è un elemento di cui si parla poco, è dato per scontato, c'è nella Costituzione. La Costituzione, lo Stato difende la proprietà privata, però salvo quanto poi si può fare. Però ecco, il principio della proprietà privata è un principio che non rientra forse negli ambiti di quanto si insegna a scuola, tra i principi fondamentali dell'economia. E De Molinari in questo senso è molto radicale, è fin troppo convinto, e vuole esprimere il fatto che basta difendere la proprietà privata per risolvere i problemi della società. Il miglioramento delle sorti delle classi lavoratrici, sottolinea appunto De Molinari, risiede nel puro e naturale, nel puro e semplice affrancamento della proprietà. Il principio della proprietà funge da base all'organizzazione naturale della società, e soltanto il completo e assoluto affrancamento della proprietà può salvare la società, realizzando tutte le nobili e generose speranze degli amici della giustizia e dell'umanità. Quindi ecco, è una posizione diciamo assoluta, assolutista, radicale, in cui non ci sono limiti al compromesso, e lo dimostra il fatto che questa posizione sia un po' troppo radicale, però direi deve essere efficace per far riflettere su queste cose. Lo dimostra quello che avete ricordato, anche la postfazione di Carlo Lottieri, dove si dice che l'impostazione di De Molinari era ingenua ed ottimista. Ecco, Lottieri non può essere certamente accusato di non difendere le idee liberali, però sottolinea appunto Lottieri che gli interessi possono in larga parte conciliarsi, ma non possono mai
coincidere direttamente. Quindi ci sono interessi in campo e non è detto che questi interessi naturalmente possano coincidere e possano portare a una crescita della società. Quindi è un fatto orgogliosamente massimalista quello che De Molinari porta davanti, e massimalista contrastando appunto quell'allargamento della mano pubblica. È stato già detto, già stavano avanzando in quel periodo i principi, le teorie, i propositi del marxismo, almeno come, non certo come elementi di fatto, ma come sensazione della società che bisognasse muoversi verso un maggior ruolo da una parte dello Stato e dall'altra verso una rivoluzione che coinvolgesse appunto quello che viene chiamata la classe operaia. E quindi direi queste tesi sono tesi che aiutano a riflettere sul tema di fondo di dove vada la società, e aiutano soprattutto a ricordare come il pensiero, anche il pensiero liberale, si è evoluto nel tempo. E De Molinari va riconosciuto un grande merito, quello di aver cominciato a seminare appunto questi principi, a seminarli, e poi questi principi sono stati raccolti. Li ha citati il professor Ferrero molto bene: sono stati raccolti da Mises, sono stati raccolti da Hayek, sono stati raccolti dalla scuola austriaca, che ha fatto propri questi principi, pur appunto cercando di conciliarli con la realtà, con il realismo delle cose, non avendo di fondo solo un massimalismo di costruzione politica. Quindi la libertà della proprietà privata, la libertà della proprietà intellettuale è altrettanto importante in questo periodo, soprattutto la proprietà intellettuale come difesa appunto del carattere creativo, della capacità delle persone di entrare in maniera positiva all'interno della società. Quindi bisogna difendere questa creatività, non limitarsi appunto a pensare che lo Stato possa affrontare tutti i problemi. Perché appunto, tornando all'attualità, c'è un avanzare abbastanza direi profondo di queste idee neostataliste. Abbiamo conosciuto, per esempio, abbiamo ricordato nei giorni scorsi la scomparsa di Jean-Paul Fitoussi, un grande economista, indubbiamente, a cui vanno dati grandi meriti, ma era un economista, diciamo così, neo-keynesiano, che aveva una grande fiducia nello Stato e nella capacità dello Stato di affrontare i problemi senza però offrire la possibilità di una quell'imprenditoria creativa che è poi alla base, unica base della crescita sociale. E allo stesso modo pensiamo come sia sulla cresta dell'onda, come siano sulla cresta dell'onda economisti come Mariana Mazzuccato, che pensa addirittura che lo Stato imprenditore sia anche uno Stato innovatore, che l'innovazione sia proprio all'interno dello Stato. E questo è qualcosa che confligge appunto con la natura della creatività delle persone, con la possibilità appunto di avere da parte di ciascuno di noi, di ciascuno dei componenti sociali, la possibilità di agire e di operare all'interno di una società dinamica, di una società appunto che per i valori che ciascuno porta, e qui il tema della responsabilità è un tema molto forte, ecco, per i valori che ciascuno porta all'interno della società. E quindi in questa prospettiva il messaggio che viene è un messaggio che va contro lo Stato Provvidenza. Lo Stato Provvidenza, che non dimentichiamolo, è uno Stato che nasce da tanti elementi di fondo all'interno di partiti politici come la Lega e i 5 Stelle, per non far nomi, che pensano appunto che lo Stato possa risolvere attraverso il reddito di cittadinanza i problemi della povertà, o che pensa che riducendo l'età pensionabile con la famosa quota 100 si possa portare appunto lo Stato ad avere una capacità di regolare una società e di dare alla società una forza che gli è propria. Ecco, in questo senso pensiamo anche all'eterna lotta della sinistra contro la ricchezza, contro una ricchezza che invece è uno dei fondamenti, e De Molinari lo cita talvolta nelle sue pagine, uno dei fondamenti appunto che spinge le persone ad avere una capacità di azione, una capacità operativa all'interno della società. E quindi in questo senso il messaggio di De Molinari va
andremo un po' rimasticato. È stato comunque un capitolo importante di quel fiume di pensiero da cui è nata la scuola austriaca e che ha ripreso poi un liberalismo ben temperato, un liberalismo con principi di fondo che sono nell'ispirazione appunto radicale di De Molinari, che poi hanno avuto una struttura e un pensiero più articolato, più adeguato alla realtà, più capace di confrontarsi con le esigenze di equilibrio della società, appunto. Ecco, c'è un altro esempio, per esempio in questi giorni si parla di inflazione, si parla di prezzi, ecco, De Molinari è molto radicale anche in questo e dice nella sua quinta serata, l'ho annotato, potrei invocare la storia di tutte le leggi sui tetti massimi e dimostrarvi, prove alla mano, che ogni volta che si è voluto limitare il prezzo delle cose, lavoro, capitali o prodotti, lo si è invariabilmente fatto aumentare. Ecco, questa è una delle massime, appunto, nel senso che lo Stato riesce a cercare di bloccare delle cose ed ottiene l'effetto contrario. E di fatto il tetto ai prezzi, le manovre che limitano appunto il confronto, pensiamo a tutte le discussioni e i principi che ha portato avanti Hayek sull'importanza dei prezzi come regolatori della dinamica sociale, ecco che troviamo in De Molinari questo elemento di base, questo elemento di fondo, che ogni intervento regolatore della società è un intervento che ha dei risultati, dei risultati che sono il contrario di quelli che si vorrebbero ottenere. Ecco, questo è un po' il tema di fondo che io volevo affrontare. In questa situazione attuale, nella realtà attuale, nel dibattito politico ed economico, le tesi di De Molinari sono ancora di grande attualità, quasi 200 anni dalla pubblicazione di questo libro. Di grande attualità appunto perché contrastano di fatto quella che è una tendenza in cui, purtroppo, devo dire, il liberalismo è sempre messo un po' in secondo piano. E io mi fermerei qui perché, anche per lasciare agli illustri ospiti che Lorenzo hai detto sono in collegamento, di poter dire la loro. Grazie dell'invito e alla prossima. Allora, intanto grazie a Gianfranco Fabi, credo che uno dei temi fondamentali e sempre importanti è quello, come dire, della liberalizzazione degli scambi in qualche modo. Qui De Molinari è di una chiarezza cristallina. Intanto chiedo al professor Petroni, che poi nomino, magari di prepararsi per l'intervento perché lo vedo collegato. Bisogna arrivare alla soppressione di ogni tipo di tariffe, alla piena libertà degli scambi, al rispetto assoluto del diritto di scambiare, se si vuole dare alla produzione tutta la produttività e tutta la stabilità possibili. È sparito di nuovo il nostro... O sono io che di nuovo l'ho perso? No, è sparito. È stato inghiottito dall'etere. Ah no, eccolo qua. Ci funziona così. Ci sono dei problemi di linea e quindi mi chiedo scusa. E quindi stavo vedendo se, non so se sentirmi direttamente. Mi sentite? Sì, adesso sì, almeno io ti sento. Ok, chiedo scusa, ma è saltata la linea per l'ennesima volta e quindi stavo dicendo che la chiarezza cristallina di De Molinari nel difendere in qualche modo la liberalizzazione degli scambi, cioè l'assenza di ogni tipo di intervento dello Stato nella quella che un tempo si definiva e che pensavamo tutti che fosse una sorta di fisiologica esito di tutti, che è la globalizzazione, e nelle parole di De Molinari
che sono molto chiari in merito. Bisogna arrivare alla soppressione di ogni tipo di tariffe. Chiedo poi a Jacopo di rientrare, perché in qualche modo poi riusciamo a cedere la parola, se no l'organizzatore non sono io. Bisogna arrivare alla soppressione di ogni tipo di tariffa, alla piena libertà degli scambi, al rispetto assoluto del diritto di scambiare, se si vuole dare alla produzione tutta la produttività e tutta la stabilità possibili. Del resto, tenete presente che questo risultato potrà essere completamente raggiunto solo con la completa soppressione di tutte le dogane. Fino a quando una dogana resterà in piedi, causerà perturbazioni e rovine in tutta l'estensione dell'arena della produzione. Tuttavia, se le principali nazioni industriali rinunciassero a questi vecchi strumenti di guerra, il miglioramento sarebbe già sensibile. Voi capite che già una, come dire, parole di questo tipo sono assolutamente definitive sulla necessità di abolire ogni tipo di sistema di protezione, quindi protezionismo piuttosto che di sistema tariffario. Credo che parole più chiare in merito in un periodo come questo, invece, in cui si ragiona oltre che sull'intervento militare, anche sulla come dire, l'applicazione di sanzioni, credo che possa essere importante. Quindi chiedo al professor Bernardini se magari fa un intervento di qualche modo di replica o di contorno ai due interventi successivi. Nel frattempo tento di ricollegarmi come host e poi cedo la parola al professor Petroni. No, Paolo, grazie Lorenzo, io ho molto, molto appreso dagli interventi dei due colleghi e non ho da fare alcuna glossa. Io temevo che il mio collega Gianfranco Fabri, che insegna vicino a noi all'Insubria, che insegna a Castellanza, quando parlava dell'attualità, lui ha andato a vedere il discorso non della attualità stringente, perché quindi io temevo di aver rubato un po' gli argomenti, perché in realtà a me piaceva, anche se non c'è ovviamente delle soiree, vedere l'attualità del nostro Molinari quando parla delle politiche liberali di Alessandro II in Russia, e c'è un'attualità stringente, ma ripeto, stiamo andando un pochino fuori tema, nel senso che la serata è sulle soiree. Cioè abbiamo, questa è la 13ª serata delle soiree, vero Bernardo? Quindi, che ce l'ha fatta. Quindi andando un po' fuori tema, un po' oltre gli anni, io leggevo in questi giorni, un po' in preparazione di questa serata, le sue lettere dalla Russia, ed è interessante perché è una Russia che vive una vicenda molto simile, appena vissuto una vicenda paradossalmente molto simile a quella attuale, che è la guerra di Crimea, dove anche combatté l'esercito piemontese sabaudo con 15.000 uomini, che è una grande alleanza delle potenze occidentali, vi compresa l'Italia, ma anche la Turchia contro la Russia. E come ne venne fuori la Russia di Alessandro II si vede dalle descrizioni che fa delle problematiche, ma anche dei successi di uno zar, per così dire, per quanto può essere liberale, uno zar molto molto aperto all'Occidente, nonostante ovviamente ferito da una guerra, un'alleanza così importante come quella della guerra di Crimea dal 53 al 56, che vede Cavour, tra l'altro lettore di Molinari, quindi serve ad aprire anche tutto un capitolo su questo in quegli anni. Quindi ecco, per quello che a ciò detto, sia il dottor Ferrero sia il professor Fabi hanno ampiamente, uno in maniera più intensiva, l'altro in maniera più estensiva, cioè applicando la situazione tragica, almeno attuale in Italia, delle politiche liberali, ma non solo di quelle, l'attualità o anti-attualità di Molinari. Quindi io ho solo molto appreso, ma veramente mi compiaccio molto di questa serata, perché coglie un momento che spero che sia anche di sviluppo futuro, cioè spero che non finisca lì, perché c'è ancora molto molto da fare su Molinari. E c'è tutto, se si vede, ecco, un piccolo appunto, non appunto al collega Bernardo Ferrero. Certamente tu fai iniziare da sei la grande tradizione dell'economia politica classica francese, però c'è tutta una grandissima tradizione che, come tu sai bene, c'è continuo riferimento in Molinari, che è la tradizione dell'illuminismo. Ecco,
Ma non solo l'illuminismo lui cui si riconosce Voltaire, la libertà di parola su cui ribatte sempre, libertà di espressione, attacco alla censura, ma anche c'è tutto un sottofondo di economia politica del Settecento, i fisiocrati, ma non solo i fisiocrati, quindi la scuola fisiocratica, che secondo me dovrebbe essere tenuto presente, anche per, diciamo, riabilitare un po' questa idea che la Francia sia la patria dello statalismo, del centralismo, dell'antiliberalismo. Lui ritorna infinitamente sul termine servitude, no? E cosa ci viene in mente a noi liberali classici o libertari, anzi definiamoci libertari? Ci viene in mente tiende la boetia, quindi addirittura ci si va nell'antico passato, dei tempi di Montaigne, delle guerre di religione, tiende la boetia, per vedere che c'è una specie di tendenza sotterranea ma presente e che ogni tanto riemerge e poi si configura molto bene nell'Ottocento, ovviamente, quando i termini teorici dell'economia si diventano anche scienza, si scienti, diventa una scienza l'economia, con Molinari e Bastiat. Ecco, questo volevo dire, che è giusto cominciare da sé, ovviamente, che è un pensatore molto più sistematico di Molinari, ma vedere anche tutta la grande tradizione, soprattutto settecentesca, che è alla base di questo discorso, con una grande, grande presenza illuministica, almeno nel momento in cui gli illuministi non erano statalisti o centralisti. Una cosa volevo dire, poi un'altra cosa, non dico più niente, Molinari in fondo è un belga di origine italiana e ha la capacità, quando le cose si mettono male in Francia, di andare in Belgio come facevano i rivoluzionari, e ha una prospettiva sul Belgio che dal punto di vista di uno storico come economia industriale è allora molto più avanzata della stessa Francia. Lui scrive continuamente sul Belgio, sia perché è la sua patria, sia perché in effetti ha un sistema economico industriale ancora più avanzato, ha avuto la rivoluzione industriale poco prima di quella francese. Ecco, erano piccole glosse che facevo, che Lorenzo mi ha chiesto di fare, adesso è pienamente reintegrato. Sono reintegrato come al solito. Elettronico digitale, e io mi taccio. Grazie Paolo. E il professor Petroni è abilitato a parlare a partire da, direi, adesso, e quindi visto che ha alzato la mano, quindi Angelo, se vuoi attivare audio e video. Grazie di essere con noi, intanto anche a Pasquetta, prego, a te la parola. Voglio assolutamente, grazie. Il primo omaggio a Gianfranco Fabi, ci conosciamo da più di 30 anni, la metà degli anni 80, quindi lascio perdere. Il lavoro che tu hai fatto al Sole 24 Ore per far pubblicare, recensire articoli, libri di liberali è una cosa unica. Ti dobbiamo essere grati perché, sai, noi liberali siamo i migliori, siamo dei geni, abbiamo sempre ragione, banalmente. Ma come diceva la mia povera mamma, un conto è avere ragione e un conto uno che deve dartela. Allora, non ce l'hanno mai data nessuno, però se c'è qualcuno che ce l'ha data un po', almeno un po' di spazi, è stato tu. Quindi grazie. Grazie, ti ringrazio, mi fai arrossire, ma ti ringrazio molto. Ma è così. È così e ti va dato atto davanti a tutti. Perché non erano tempi facili quelli lì, quando tu pubblicavi i nostri articoli, i miei, ma non solo i miei, ma libri e tante altre cose, quindi grazie veramente di quello che hai fatto, quello che stai facendo, ovviamente. Bernardo Ferrero, sei uno studente del mio antico amico Jesus Huerta de Soto, Gesù, ho sempre avuto dei problemi a chiamarlo così, sono caso solo mille volte. Io so che uno si chiama Gesù, però che te devo dire? Sono molto contento che studi con lui e ad Maiora. Abbiamo uno studioso Bernardini che è più giovane di me, per carità, sono più vecchio di qui, quindi però non sei tanto più giovane di me. Ma no, non credo, qui siamo più o meno coetanei. No, no, io sono 56, tu sei 63. Ah no, allora sono 7 anni più giovane. 7 anni fanno la differenza tra un professore vivo e un professore morto, no, non mi credo. Allora, cominciamo a buttarla su un intellettuale. Tu hai rievocato le sue rete sempre di Joseph de Maistre.
Non c'è paragone tra Molinari e Joseph de Maistre. Joseph de Maistre era un genio, reazionario, l'Aquila dei Savoia, quello che vuoi. De Molinari oggettivamente non era un genio. Era un onesto divulgatore, appunto, è vissuto molto a lungo e che aiuta nella vita. Il padre credo fosse un carbonaro italiano che era scappato in Belgio, in Francia, poi varie cose, eccetera. E lui non inventa niente, sostanzialmente. Inventa, come dire, è bravo nella retorica, nel saper presentare gli argomenti, che non è poco, per carità, voglio dire. Io ho trovato una sola cosa, non ho letto tutto di lui, anche perché la vita è troppo breve, in fondo solo 65 anni, se avessi dovuto leggere tutto Molinari sarei ancora a leggere. All'epoca scrivono molto di corsa, eccetera. C'è un concetto fondamentale che io ho imparato da De Molinari che non ho imparato da altri. Sono stato professore alla Sorbona, sono di vecchia cultura francese. È la sua critica del concetto di anti-république. Cioè lui in fondo crea tutta la sua dottrina nel momento in cui in Francia nasce il concetto di interesse pubblico. E quella disgrazia che ci ha dato il TAR in Italia, il Consiglio di Stato, no? Cioè che dovunque tu fai c'è un interesse pubblico che predomina l'interesse privato. E lui fa delle critiche meravigliose a questo concetto. A volte sono critiche radicali, mi vanno bene. Io sono stato membro finché è durato del Journal of Libertarian Studies americano, quindi chapeau. Anche se sono piuttosto un allievo di Einaudi intellettuale e di Hayek, non solo intellettuale. Però noi abbiamo oggi in Occidente dappertutto la nozione onnipervasiva di interesse pubblico. Tu vai a comprare un chewing gum, ti dicono c'è un interesse pubblico che tu lo compri o no, perché poi potresti buttare via il chewing gum per la strada e sporcarla. E quindi arriva la regolazione su tutto. De Molinari critica l'origine del concetto d'antirepublica. C'è un saggio stupendo suo in cui dice un'azienda agraria che produce patate, non è che contribuisce meno all'antirepublica di qualsiasi altra cosa. Cioè, pubblica sono tutti quelli che comprano le patate. Cioè, perché un'azienda che produce patate per chiunque le voglia comprare dovrebbe essere meno conforme alla Repubblica di qualsiasi altra cosa. L'argomento ovviamente è overstressed, come direbbe un americano, perché è chiaro che le reti di distribuzione o le ferrovie corrispondono a concetti diversi di Repubblica o desanterepublica, perché spesso si fanno le ferrovie o si facevano allora, ancora oggi, whatever it takes, non nell'interesse pubblico, ma nell'interesse, come dire, di gruppi di pressione o altro. Io credo che De Molinari sia interessantissimo da leggere, perché le forme retoriche sono le stesse e i problemi sono gli stessi. Ma il concetto di interesse pubblico che lui critica è quello fondamentale. Io non sono così libertario da non credere che non esista un interesse pubblico. Cioè che non esistono beni collettivi, tipo il famoso faro o altro. Credo che siano molto più stretti di quanto si crede. E la retorica, gli argomenti di De Molinari sono fondamentali per dire forse esiste un interesse pubblico, sì, ma è molto più stretto di oggi. Oggi l'interesse pubblico è su tutto, è una follia. Cioè quando tu vedi che si finanziano i monopattini, perché dice quello è nell'interesse pubblico, uno dice aspetta un attimo, cioè, tu mi stai prendendo in giro. Cioè l'interesse pubblico è arrivato dappertutto. Poi c'è pensato Greta Thunberg, che per fortuna è scomparsa grazie alla crisi, ma per cui l'interesse pubblico, l'ecologia ovviamente, il riscaldamento globale, è diventato un interesse pubblico fondamentale, supremo, che subordina tutto. Ecco,
Io credo che valga la pena di leggere le storie di Saint-Lazare, che è una via che a Parigi mi è cara per un club di cui faccio parte da tanti anni che sta lì. E sono testi meravigliosi, vanno letti oggi ovviamente, ma non perché sia passato il tempo, vanno letti in base al fatto che ci sono, al di là della radicalità di Del Molinari o di Bastiat, no? Bastiat più o meno era uguale, qualcuno ha rievocato che De Molinari era un allievo di Bastiat, ha avuto la fortuna, Bastiat morì a 50 anni, lo trovate nella tomba a San Luigi dei Francesi, se qualcuno di voi va a Roma a visitare San Luigi dei Francesi e va a vedere i celebri quadri del Caravaggio, si abbassa lo sguardo, 10 metri prima trova la tomba di Bastiat. Era andato a Roma per il 1850 per il Giubileo. Quando arrivò a Roma scoprì che il Giubileo non si fece perché c'era stato il 48, un gran bel casino. Lui era già un po' malato e morì lì. Era allievo di Bastiat, che come dice Pareto, uno degli uomini più cattivi della storia dell'umanità, non solo di economista, non fu un grande economista, ma fu un uomo molto perspicace. Einaudi aveva più o meno la stessa idea. De Molinari, se ne frega, da certo sull'ultima, era come Bastiat, aveva la capacità di unire la teoria al momento, alla storia e al momento. Chiaro che molte di quelle cose non ci riguardano, ma i principi sì. Quindi grazie a tutti, veramente auguri a Ferrero e complimenti a Bernardini che non ha bisogno dei miei complimenti e ringraziamenti a Gianfranco Fabi. Grazie. Grazie. Grazie ad Angelo ed è collegato anche il professor Cubeddu che si attiva la telecamera e l'audio, lo ascoltiamo volentieri. Grazie Raimondo e bentornato. Ecco. Ciao, grazie a tutti, un piacere rivedervi, vedere Fabi, vedere Bernardini. Cos'hai dietro? Non ho capito bene cos'è tutto quell'altarino che hai dietro, comunque insomma lasciamo perdere. Angelo, c'ho dei libri Ramon, no dietro. a sinistra, a tua destra cosa c'è? Regali delle uova di Pasqua, cosa so? No, vabbè. Angelo, hai ragione, ti do ragione quasi su tutto, solo che arrivò a Roma da Pisa, Bastiat, dove venne alloggiato in una, pensa un po', in una degli amici pisani che erano produttori di cera. Erano produttori di cera. Lui che aveva fatto il famoso articolo sulle candele. Una cosa, ho fatto questa aggiunta solo per mettere in luce questo particolare curioso. Bene, insomma, è stato tutto molto interessante perché Molinari, con questa vita lunghissima che ha avuto, è stato un personaggio decisamente importante. D'altra parte noi, Angelo l'ha ricordato, era citato molto anche da Pareto, era uno che ha avuto un'influenza enorme, però non era probabilmente un grande economista, forse come economista teorico era anche meno di Bastiat, però ha avuto una cosa di indubbia importanza, che è quello di aprire uno squarcio sulla possibilità di fare a meno di quelli che allora, ed erano pochi, allora venivano considerati beni pubblici. Ecco. Immaginare un sistema economico, è stato uno dei primi che ha immaginato un sistema degli scambi che consentisse di ridurre anche l'influenza, il ruolo dello Stato anche nell'ambito di quella produzione di beni che allora si riteneva che anche adesso si ritiene non potessero essere prodotti dallo Stato. E questo penso che lo salvi
da altre cose. Allora, Bernardo, hai fatto una bellissima relazione. Quello che hai detto è vero, è un bel caso per certi versi, perché è uno che rimane insensibile alla teoria austriaca del valore. E questa è una cosa ben curiosa che andrebbe studiata. E d'altra parte c'è da dire questo, che Molinari negli austriaci non ha avuto nessuna influenza. Ora io ho qui sotto mano il catalogo delle opere di Menger. L'unica opera che Menger aveva ne aveva un 7-8 più 3 libri di viaggi, compreso quello su Panama. L'unica opera che Menger possedeva precedentemente ai principi sono appunto le serate di Saint-Lazare. Però Menger non cita mai De Molinari. E d'altra parte è abbastanza curioso, adesso non ho i ricordi molto chiari, anche perché i libri di De Molinari li ho da un'altra parte, adesso sono a Pisa, però De Molinari rimane insensibile a quella che è la svolta per quanto riguarda la teoria del valore, che poi torniamo alla teoria del valore lavoro, quindi alla teoria del prezzo, eccetera, non cosettine certamente secondarie, che viene data dagli austriaci. E io penso che sia questo uno dei motivi che dovrebbero indurre a studiarlo un po' meglio di come è stato fatto finora. C'è certamente questa bella monografia, però poi non mi sembra che ci sia bella, insomma, con i limiti che hai messo in luce tu. Credo ci sia anche qualche altra cosa, però sostanzialmente è un personaggio che meriterebbe di essere ripreso, perché ha avuto una grandissima influenza proprio anche per quella storia nella storia della diffusione delle idee liberali. Insomma, sono tempi molto diversi, ma è questo credo che vada fatto. Complimenti a tutti e in particolare un grande incoraggiamento ai più giovani. Grazie a Raimondo, grazie a Angelo. Io volevo fare la consueta domanda e poi se vogliono rispondere anche professor Petroni, professor Cubeddu, più che volentieri. E quindi sostanzialmente, perché un ragazzo, quindi sono particolarmente curioso di sentire Bernardo, perché un ragazzo o una ragazza oggi dovrebbe accingersi a leggere un autore, come dire, così poco noto, quindi le motivazioni per cui appunto cosa potrebbe trarne per beneficio dalla lettura di questo testo di De Molinari, e nei limiti di chi lo conosce il pensiero completamente, un altro testo che vorreste suggerire a chi, dopo aver visto questa serata, vuole avvicinarsi al pensiero di De Molinari. Rispettiamo l'ordine dell'inizio, quindi Paolo, perché leggerlo e quale altro testo consiglieresti? Grazie, io ringrazio Angelo Maria Raimondo, con piacere vedervi, e ringrazio ancora il professor Fabio, il professor Ferrero, giovanissimo, quindi lanciatissimo nel futuro, e sarò brevissimo. Allora lascio le motivazioni a Bernardo, perché un giovane dovrebbe leggere, come lui fa, le soirée. Io suggerisco solo di leggere, digitalizzate da Gallica, le lettere della Russie, che secondo me sono estremamente attuali per la tragedia che sta succedendo in Russia, perché c'è questo sogno di uno zar liberale, per quanto può essere liberale Alessandro II, che invita a tenere 4 mesi di lezione Molinari a Mosca, a San Pietroburgo, e poi fa grandissimo viaggio che poi si conclude a Istanbul e visita gran parte delle zone che sentiamo ogni giorno nel telegiornale, e riflette sull'assetto socio-politico che avevano, il rapporto con la capitale, il rapporto con i poteri centrali, le autonomie, e la situazione generale rappacificata in quei tempi di gran parte dell'attuale Ucraina, allora russa. Secondo me è un bellissimo testo che dovrebbe essere tradotto, anche se è molto lungo, la seconda edizione definitiva del 1877. Ma consiglio ai giovani di leggerlo, se non altro leggere le ultime parti proprio dedicate al viaggio del sud della Russia, cioè nell'attuale Ucraina. Gran parte dell'attuale Ucraina, escludendo l'Ucraina occidentale, cioè Leopoli e tutte le zone austriache, austro-ungariche. Basta.
Bernardo, perché leggere Le Soirée e quale altro testo consigli di De Boeri? Allora, perché leggere Le Soirée? Credo innanzitutto perché, e questa è un'idea per esempio che è chiara in Mises, cioè l'economia deve essere studiata soprattutto al grande pubblico ed è essenziale proprio, no, per capire il funzionamento della società, quindi non deve essere, come posso dire, relegata, no, al semplicemente all'ambito universitario, accademico. E poi perché ci sono molti concetti che vengono studiati, anche chi per esempio studia economia all'università, di giovani, ci sono molti concetti che Molinari tratta e tratta con grande chiarezza, che vengono studiati all'università con un po' di, come posso dire, sono un po' noiosi, ecco, no? Per esempio tutto il discorso sull'elasticità, per dire, che Molinari non chiama così, ma che lui sviluppa soprattutto nella soirée numero 5, no? Nella quinta soirée, è secondo me molto, molto interessante. Poi c'è tutto il suo discorso sulle borse di lavoro, che io credo che lì effettivamente sia molto, sia un'innovazione molto, molto importante. E anche perché c'è nell'economia di Moret c'è anche un'economia dell'organizzazione, una cosetta organizational economics, dove lui, per esempio, quando parla delle sue operazioni, no? Chiaramente fa vedere come l'analisi economica può fornirci uno strumento analitico anche per analizzare il mondo dell'imprenditoria. Lui sviluppa un'analisi, io credo, molto cristallina sull'importanza, no, delle società per azioni. Quindi non si limita semplicemente a dire il mercato perché va accettato, perché gli scambi sono volontari. C'è proprio un'analisi proprio approfondita dove, ma forse perché uno lo vuole vedere lì, ma c'è anche un'analisi interessante sul ruolo del calcolo economico, anche se non è nelle società per azioni. E mi ricordava un po' il passaggio di Mises, no? Con Mises, una conversazione privata tra Mises e Rothbard. Rothbard gli chiese a Mises, ma per capire se una società è comunista o meno, dov'è che possiamo, perché abbiamo... E Mises dice, bisogna capire se ha una borsa, no? Se c'è un stock market o no. Ecco, c'è un'analisi di Molinari dove fa vedere proprio la funzione sociale, no, della borsa. Quindi c'è proprio un'analisi molto interessante su temi che si studiano tuttora e che secondo me all'epoca erano molto innovativi. E poi tutto il tema, per esempio, che Molinari tratta sulla questione della proibizione, del proibizionismo e sulla discriminazione, cioè fa vedere come le leggi, l'interventismo, non solo provoca come dicevo prima, una misallocation, una mancata allocazione produttiva delle risorse, ma anche crea discriminazioni e va a incidere soprattutto sui più deboli. Quando parla dell'interesse, per dire, è molto attuale e ricorda un po' le analisi che facevano e che fanno, per esempio, hanno fatto economisti più attuali, come per esempio Walter Williams, Sowell, eccetera. E cosa consiglierei? Ma forse avrei detto la produzione della sicurezza, però... perché forse è il più celebre, no? L'articolo più conosciuto. Però forse un altro saggio interessante che Molinari scrive, se non mi sbaglio, negli anni, metà degli anni Ottanta, è l'Evolution Politique e la Révolution, dove lui analizza molto bene dei temi che già trattava nelle soirée, e essenzialmente un punto essenziale è questo, cioè secondo lui per limitare il potere, o soprattutto per limitare gli abusi del potere, non basta la divisione stilo Montesquieu dei poteri dall'interno, non basta nemmeno le costituzioni, ma lui dice non bisogna, come vogliono i socialisti, conquistare la società usando come strumento lo Stato o viceversa, bisogna diffondere il potere dello Stato nella società. E questa è l'idea chiave di Molinari. Lui non vuole l'assenza del governo, vuole privatizzarlo, cioè vuole diffonderlo, no? Nell'ambito della società e quindi, no, privatizzarla in un senso lato. E credo che siano interessanti queste opere, proprio che sviluppano pensieri che già nelle soirée, in certe soirée, in particolare la quinta e la undicesima, già aveva sviluppato. Le borse lavoro, hai perfettamente ragione, non abbiamo trattato questa sera, ma sono particolarmente interessanti, cioè come un incontro di domanda offerta tramite il telegrafo all'epoca, per cui anche da questo punto di vista una sorta di agenzie di intermediazione lavoro ante litteram
e quindi anche da questo punto di vista un mercato ipotizzato che poi si è sviluppato e per noi oggi è fisiologia ovviamente in maniera diversa, ma insomma anche da questo punto di vista può esserci un mercato. Gianfranco Fabi, quale testo? Indubbiamente può essere temerario convincere un giovane a leggere, perché ormai la lettura è qualcosa di superato, ormai al massimo si twitta, e quindi un'opera di 460 pagine è difficile da far digerire in certo modo, ma anche da far masticare innanzitutto. Però indubbiamente quello che diceva il professor Ferrero, così come il professor Bernardini, sono essenziali, cioè sono libri che se c'è una base di cultura, di volontà di ricercare una certa cultura economica, una certa cultura sociale, perché come si diceva economia e società sono strettamente collegati, indubbiamente questo è uno dei testi che non può mancare, ma tra i tanti testi che possono essere presenti appunto nell'ambito della storia della cultura liberale negli ultimi due secoli. È un libro da consigliare, io uscirei un po' dall'ambito storico e consiglierei il libro La cultura liberale in Italia di un certo Raimondo Cubeddu, che mi sembra che sia un libro da leggere, che i giovani potrebbero leggere molto utilmente. Naturalmente ti ha appena paragonato a Molinari e quindi questo è assolutamente lusinghiero, non so dal punto di vista anagrafico questo magari no, prima di passare solo una cosa al mondo, subito per rispettare l'ordine dell'intervento, professor Petroni, perché consigliare a un ragazzo oggi la lettura di De Molinari è un altro testo che secondo te potrebbe essere affrontato oggi, Angelo? Leggere perché bisogna leggere, indipendentemente da chi o cosa. Quindi il discorso di Gianfranco oggi, gli studenti tendono, i giovani, a leggere poco, leggete qualsiasi cosa, comunque, anche se leggete fesserie, poi capirete che sono fesserie. Magari vi capita qualcosa di buono. Un testo da leggere, breve, 30 pagine, Enciclopedia del Novecento, Treccani. La voce liberalismo scritta da Hayek. La trovate libera, cioè andate su internet, quindi non dovete comprare nulla, no Amazon, nothing. Enciclopedia del Novecento, Hayek, Hayek. Liberalismo, leggete quella voce, basta. Se voi leggete quella voce, 30 pagine, poi ci sono altre citazioni, andate. Se non vi interessa quella voce, forse non vi interessa il liberalismo, ma vi interesserà. La voce liberalismo dice tutto. C'è l'ontogenesi e la filogenesi, come direbbe un biologo. C'è tutto quanto lì dentro. In 30 pagine. È uno degli orgogli, credo, dell'editoria italiana aver pubblicato una cosa come quella. Poi Hayek l'ha ripubblicata varie volte, come sa il mondo meglio di me, ma spacchettata. Ma la voce liberalismo è in italiano, facilissimo. Digitate Hayek, Treccani, liberalismo, vi appare. Leggete quella. È un po' la somma di tutto quello che il liberalismo raccoglie. Il liberalismo è una galassia. C'è l'utilitarismo inglese, c'è Tocqueville, c'è Montesquieu, c'è la civiltà moderna. La civiltà moderna l'abbiamo fatto noi liberali, mica i socialisti. I socialisti volevano le idiozie, tutti. I comunisti, lasciamo perdere, erano, non sono più perché non esistono, contro la civiltà. La civiltà moderna l'abbiamo fatta noi. Il punto fondamentale è anche lo Stato l'abbiamo fatto noi. Cioè non credete che De Molinari fosse contro lo Stato. Queste sono sciocchezze. O come Bastiat. E quale Stato e cosa deve fare lo Stato? Perché è chiaro, c'è un problema di eminent domain, come direbbe un anglosassone, un giurista americano. C'è un problema di azione collettiva su certi ambiti. Non si deve stendere monopattini, tanto per capirci. Hayek. Liberalismo, Treccani, digitate e provate. Grazie.
abbiamo aiutato chi è curioso. Nella chat trovate il link che ho messo direttamente. A Raimondo, appunto, faccio la stessa domanda, letto la provocazione, ma di Demolinari cosa consiglieresti nello specifico, perché dovrebbe leggere le sue reti? Prego. Fabi, ti do torto e do ragione a Petroni, meglio leggere Hayek che leggere Cubeddu. Oltretutto non è che sia meno noioso Cubeddu di Demolinari. Possono leggere tutti e due, eh? Se vuoi ti consiglio anche altri titoli miei, anche più pesanti, però insomma non indugiamo nell'autolesionismo. Penso però, volevo dire una cosa, intervengo per dire una cosa, che forse Bernardo ha avuto ragione un'altra volta, che forse la parte più viva e più interessante è il Demolinari politico, che riflette sul potere, sull'evoluzione e sul progresso. Ecco, questo penso che sia la cosa più importante e più interessante, perché non è affatto vero, non è affatto giusto pensare che poi quelle intuizioni che ha nel 49 si perdano, continuano in altre forme nelle altre opere di carattere di teoria politica, di pensiero politico, che forse sono state meno sotto l'attenzione delle opere economiche. Le opere economiche si sono interessati economisti importanti, e quindi noi tutti ce le abbiamo forse più presenti, insomma, così, piuttosto che le opere politiche, di cui forse non si è occupato, si è occupata meno gente. Che dici, Paolo? Ho ragione? Perfettamente d'accordo, Raimondo, perfettamente d'accordo. Hai ragione. Allora, grazie. Per chi volesse poi vedere la serata, perché chiaramente la cultura liberale in Italia l'abbiamo presentata anche alla di Liberale, quindi basta che la cliccate su Google e trovate il video e la presentazione di questo bel libro di Raimondo Cubeddu. Prima di arrivare ai saluti, volevo invitarvi alla nostra prossima serata, che sarà ancora da remoto. Lunedì prossimo sarà il 25 aprile. E come nostra ormai abitudine cercheremo di ricordare che nella Resistenza esistevano anche i partigiani liberali, e quindi presenteremo questo breve libro che si chiama La mia guerra per la libertà, la Resistenza azzurra al fianco di Edgardo Sogno, che per chi non lo conoscesse, non l'abbia conosciuto, era una medaglia d'oro al valor militare della Resistenza, un liberale monarchico, antifascista, anticomunista, che grazie alla Brigata Franchi era assolutamente stato fondamentale nella resistenza, nel movimento di liberazione per il nazifascismo. Quindi ricordare che una delle, ma poi lo ricordiamo che settimana prossima, insomma, ce ne dimentichiamo che le gambe erano tre, sicuramente i partigiani, parte dei quali erano monarchici, liberali, cattolici, socialisti, e non solo quelli comunisti, gli angloamericani, che troppo spesso cercano di dimenticarsi chi celebra la resistenza, e gli internati militari, perché delle persone che rifiutarono di aderire alla Repubblica Sociale e quindi implicitamente scelsero di essere internati nei campi di concentramento, 600.000 persone più o meno, credo che siano un'altra parte importante di chi ci ha contribuito a liberare, in questo caso in maniera passiva, dal regime nazifascista. Quindi ringrazio tutti i nostri ospiti di questa sera, quindi le due incursioni sempre piacevoli di Angelo Maria Petroni, di Raimondo Cubeddu, e i nostri redattori di questa sera, cioè Paolo Luca Bernardini, Gianfranco Pabi e Bernardo Ferrero, al nostro debutto, ma Bernardo ti assicuro che sarai prenotato per altre serate. Complimenti davvero per il tuo debutto. Grazie e buonanotte a tutti. Grazie mille, grazie mille. Grazie, buonanotte. Buonanotte.